la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels Kaladesh. Siamo con la penultima partita di Kaladesh, speriamo che ci vada bene, vediamo a cosa consiste. Un'enorme folla si riunisce attorno all'arena al centro della Fiera degli Inventori, ansiosa di assistere all'evento finale, la grande esibizione. I giudici annunciano le invenzioni vincenti in pompa magna. Tutti gli sguardi ricadono sullo stimato giudice capo e ospite onorario del consolato, Tezzeret, il quale annuncia che scenderà in campo per affrontare il duello finale. Un clamore assordante sgorga dal pubblico della città mentre la prigioniera rinnegata, Piana Lahar, viene trascinata a forza nell'arena. Il mago del metallo sorride mentre il suo piano inizia a prendere forma. Come avrete potuto immaginare, ho già tentato questo duello perdendolo. Il mazzo di Tezzeret, in particolare, è molto incentrato su creature forti ma che si possono giocare tardi. Quindi l'obiettivo è cercare di sopravvivere all'inizio, quando verosimilmente non si avranno molte creature con cui attaccare o difendere, per poi devastare nel late game. Almeno quello è quello che è successo nel mio scorso tentativo, ma io purtroppo non ho avuto nessuna creatura fino al settimo turno, mi pare, da poter giocare, sia perché avevo poco mana, sia perché le creature costavano tantissimo, e quindi ho perso brutalmente, perché il turno in cui ho giocato una creatura poi alla fine mi ha attaccato con tipo 5-6 creature, quindi non ho potuto fare niente e sono morto. Allora, questa mano mi sembra un pochettino più carina, perché per esempio abbiamo una delle poche carte che non costa una vita e mezza. Serpe meccanivora è potente ma costa un fracco. Diamante è come se fosse una carta di mana blu. Buono, mi piaciucchia, diciamo, questa mano. Adesso vediamo un po', magari giocheremo Re del Contrabbando, se non altro è buono come difensore, ecco. Cosa che invece non avevo nello scorso turno e probabilmente anche per quello che ho perso, perché non avevo niente con cui bloccare. Lei inizia identico prima. Identico prima, con un apprendista. Allora, gioco questo, cos'è che c'è uscito? Omicidio, ok. Sì, giocherei questa, in modo da poter bloccare. In più ha legame vitale, ottimo. Quindi faccio un solo danno, però se lei attacca io prendo punti vita. Quindi suppongo che non attaccherà. Infatti. Però gioca... Ah! Oddio, questa potrebbe essere molto pericolosa. Ogni volta entra un artefatto mi fa un danno. Non mi piace. Isola o muro d'acciaio, questa è ottima per difendere. Mi costa solo uno, quindi credo che farò quello e poi giocherò il diamante del gelo. Del cielo. In cima, sì, ci sta. È sempre la stessa di prima. Ogni volta gioco una carta. Ah, ogni volta che entra un artefatto, ok. Vado ad attaccare? Andiamo ad attaccare. Non mi ammazza, non lo ammazzo, ma prendo un punto vita. Che ci sta. Palla buttare. Adesso potrebbe effettivamente togliermelo se attacca con entrambi. Infatti. Forse era più furbo non attaccare. Però vabbè, siamo rimasti identicamente come eravamo prima, quindi non è stato un grande errore. Pianalar. Oh dei. Quando entri nel campo di battaglia crea una pedina creatura artefatto tottero 1-1 in colore con volare. Ok, al costo di 1 è un fuoco, prende più 1 più 0 fino alla fine del turno. Oh dai. Ha molte abilità. Sì, ok. Però un permanente leggendario, quindi può tenerne solo uno nel mazzo.
la palude di prima e no, l'omicidio mi sembra un po' sprecato per Chandra. Netta conclusione, cosa distrugge una creatura bersaglio, guadagna un punto vita per ogni artefatto, ma noi abbiamo un solo artefatto, due artefatti. Serpe meccanivora. Che giocherei effettivamente? Accivamente sbloccato, produzione accelerata. Che deve essere un qualcosa di nuovo, vediamo un attimo se... Lanciate una magia creatura con costo di mana convertito di 7 o più entro il tuo quarto turno. Sì, no, riprendi il duello. No, non andrei ad attaccare però, sai? Lo terrei in difesa piuttosto. Così che magari evita di attaccare. Attaccherà lo stesso, tanto. Con quello che non posso bloccare, ovvio. Varanno della Saldapoli. Al costo di uno minacciare fino alla fine del turno. Oddio, potrebbe essere un po' problematico quello. Ha tante creature. Ecco, sta continuando a infliggermi danni con quella. Un altro 2-3. Ha davvero un fracco di creature. Sfinge evocatrice, questa non mi dispiace. Poi è un artefatto, quindi potrebbe darmi buone possibilità con questa. Allora, scegliamo una creatura artefatto da aggiungere alla pila della mano. Io vorrei prendere un altro... Questo posso effettivamente anche usarlo adesso. 7... no, 7 di mana credo di non averceli. Prendo un'altra sfinge evocatrice, in modo che il turno futuro posso scegliere anche che cosa prendere. In cima, sì. Sono 4 e 1, 5. Salterei l'attacco, sai? Sì. Si è messi un po' maluccio anche sto giro. Cribbio. X danni a una creatura bersaglio. Infligge 2 danni a una creatura bersaglio. Chi mi uccide? Ah no, mi toglie solo 2 punti vita. Scusa, X danni. 3 più il numero di artefatti che controlli. Ma porca la miseria. Fortuna con un'altra sfinge evocatrice. No, sono a 6 adesso di mana. Questa che abilità? Non può essere bloccata al costo di 6 mana, ma non lo farei adesso. Anche perché non ha un lifesteal o balle varie. Da aggiungere alla mia mano, ma io effettivamente questo lo prenderei. O il tottero che a volare. Sono molto indeciso. Il tottero che è scarso, ma posso giocarlo subito e a volare. No, teniamo il tottero, dai. Ah, e dopo viene comunque questo. Sì, lo tengo. Provo a tenerlo, vediamo un po'. Salto l'attacco, perché ha troppa roba con cui attaccare. Anche se, cioè, se attaccasse con tutto gliene uccido un paio, ma comunque mi farebbe dei buoni danni. Non attaccherà. Ci pensa però, eh. Non attacca. Mm.
Inizia a farsi pericolosa. Oh, ho qualcosa per spazzare via tutto. Un altro tessifuoco. Porca la miseria. Non so se giocare il Totoro o fare l'omicidio, netta conclusione. Però se giocassi prima il Totoro mi darebbe più punti vita. L'uccisione qua. La netta conclusione. Quanto mi costa la netta conclusione? 5. Quindi non mi basta per entrambi. Il Totoro costa parecchio. Catacombe alla Galate, in cima, se così dopo posso giocare la Villa Automa. Allora, voglio valutare una cosa. Se andare ad attaccare con il Totoro e lui mi dice di andare ad attaccare, però il problema è che se vado ad attaccare e lui non mi blocca, dopo mi posso trovare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 creature che attaccano. Con una media di 3 danni a testa. E 2 danni a testa, quindi 16. Ne posso bloccare 3. Andiamo. Dobbiamo sbloccare un po' la situa. Probabilmente sacrificherà questo. No. Cosa ha fatto? Non ho fatto, sinceramente. A minacciare fino alla fine del turno, no? Sì, a minacciare adesso. Quindi non potrò bloccarlo. Se non con due. Ah, ma no, l'ha perso. Perché ha giocato quella cosa del minacciare allora? Boh. Stupidaggine. Vabbè, anch'io ne faccio un fracco di stupidaggini, però. Abile automa, non so se mettere un più uno a lui. O creare un artefatto. In cima. Creo un artefatto, più che altro per avere più numerose creature con cui bloccare. Io andrei ad attaccare di nuovo con i due volanti, quasi quasi, eh. E che non blocca, eh. No, uno lo blocca. Ottimo, questa cosa mi piace. Aia, ok, ci perdo il Totoro intrappolante. Boh, 1-1, siamo di nuovo in una situazione del Mend, eh. Potrei approfittare dell'abilità di questa serpe carnivora, effettivamente. E in un paio di turni poter concludere. Però rischi poi di prendere un sacco di pizze in difesa, Allora, o uccidiamo qualcuno o andiamo ad attaccare. Userei questo. E andrei ad attaccare con la serpe meccanica e basta. O anche con... no. Solo con questa, voglio avere molte creature con cui bloccare.
Attacca, non attacca. Non credo che attaccherà. Rich perderebbe più lui di quanto non perderei io. Vorrei fare una netta conclusione, in modo che... però poi dopo non posso attivare l'abilità dell'idra, cioè della serpe meccanivora. Per questo ho bisogno di 6. Quanto mana ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, questo è troppo. Vado sull'abilità dell'idra. Sì, ok, non mi interessa, tanto non devo usare l'altra mano. E vado ad attaccare con la serpe meccanivora. Ok, ci siamo quasi. Non attacco. Prossimo turno ho perso, quindi, perché mi basta attivare di nuovo l'abilità della serpe meccanivora. Ma voglio tirarla un pochettino più per le lunghe. Andrei a uccidere Pia per prendere punti vita. Questa non ho più abbastanza per evocarla. Salterei l'attacco. La sto rischiando, potrebbe ribaltare la partita, però voglio divertirmi ancora un attimo. Diamante della cenere, ok. No, non mi piace. Già, non lo voglio adesso, ho abbastanza mana. Distrugge una creatura bersaglio. Quanti artefatti ha? Questo è un artefatto, no, un artefice. Questo è forse l'unico artefatto che hanno, eh? E allora sì. E lo gioca di nuovo. Io ho omicidio inutile. Mi ha fatto due danni. Non attaccherà. Gioco un famiglio. In cima. Attivo l'abilità, va? E concludiamo sta partita. Vado ad attaccare con tutto comunque, dai, voglio fare un po' un macello. Tanto quella non può essere bloccata. Magari perderò un sacco di creature, ma... GG, tanto lei muore. Allora, ho perso il varano, io perdo l'automa. Penso anche il servo meccanismo. Però passa la serpe e passa anche la scimmia. Andata. E Pia è stata menata di brutto. Ok, questo è l'achievement che ha segnato Steam prima. Nonostante la sua esperienza e il suo ingegno di inventrice, Pia non può competere con la potente magia del metallo di Tezzeret. Quest'ultimo ha la meglio e improvvisamente cerca di infliggere un colpo fatale a Pia. La gente, accorgendosi che l'esibizione ha preso una piega mortale, grida di orrore.
Ok, quindi anche il penultimo episodio di Kaladesh è passato. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, quello conclusivo. Io vi invito a iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, a lasciare un mi piace e un commento, e seguirmi su Facebook e Telegram, di cui i link sono qui sotto in descrizione. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!